Inter Medina Lolzorte è la squadra più giovane d'Italia sul campo, nella più mittelmediterranea delle isole. Comincia sul prato del centro sportivo Tali il ritiro della Fiorentina con un Muriel in più nel roster e tanta voglia di fare bene da subito, come spiega anche il capitan Pezzelli. Sì, è importante riprendere subito, cominciare a allenare e fare la cosa bene come abbiamo fatto fino a fine anno. E dopo 5-6 giorni di riposo bisogna fare andare le gambe e ricominciare, ma abbiamo subito una partita, stiamo allenando oggi, abbiamo allenato forte e continueremo così. La prima giornata di lavoro è intensa in un centro sportivo molto attrezzato, circondato anche da una solida pista di motocross e sulla rotta dell'aeroporto, ma soprattutto in mezzo a una cinquantina di tifosi viola pronti a tutto per qualche scatto della propria squadra del cuore. Prima il riscaldamento e il lavoro aerobico, poi il lavoro tecnico e fisico e lo stesso corsa conclusione a rete, variazioni di velocità, quindi il possesso palla e infine una partitella a campo ridotto. Puntate veramente tanto alla Coppa Italia, può essere un obiettivo davvero importantissimo per questa stagione. La Coppa Italia è bella perché ogni partita è una finale, magari quattro partite se non sbaglio ti fa giocare una finale che sempre è molto importante. Sicuro che adesso stiamo pensando a fare una buona partita a Torino perché, come hai detto te, è una partita dura, una squadra tosta che adesso sta bene, proveremo a vincere per continuare. Ieri primo allenamento a Firenze con una temperatura molto molto bassa, quanto può aiutarvi a lavorare qui a Malta dove quantomeno il clima è un po' più abbordabile? Sì, sicuro che il clima qua è un po' meglio che a Firenze, perché a Firenze adesso sta facendo freddo, ma noi lavoriamo dove siamo, a Firenze lavoriamo forte, qua lavoreremo anche forte, sicuro che questo clima ti fa lavorare ancora più tranquillo e ti fa lavorare un po' meglio, ma siamo bene, abbiamo cominciato oggi e speriamo di continuare così. Il girone è andata anche per poca fortuna, avete lasciato qualche gol per strada, no? Ci sono stati dei pareggi che potevano essere vittorie e avete finito a 26 punti. Pare che diciamo la zona Europa sia a 60. Tu pensi la Fiorentina del giorno di turno possa fare qualche punto in più, cioè recuperare quelli che ha lasciato il giorno di andata? È possibile secondo te? Sì, pensiamo a soprattutto quello che ha detto di qualche partita che potevamo vincere, non abbiamo vinto e questo rimpianto è quello che rimane. Stiamo provando a questo girone del ritorno, questo punto che abbiamo lasciato in certi campi, riprenderlo per arrivare, come dici te, a questa zona che adesso sta tutto molto vicino, tutta la squadra quando vincono due partite stanno lì, perdono una partita stanno più basso. Proveremo sicuro a migliorare su questo lavoro e, come hai detto te, abbiamo fatto bene ma ci è mancato qualcosa per guadagnare questi punti che adesso ci portavano là. Prima impressione sull'Isola di Malta in generale, sul campo eccetera eccetera? Bene, la verità, siamo bene, come ho detto prima il clima è bello, siamo in un buon albergo, il campo sono bello, questo si fa lavorare come diceva tranquillo e con la testa solo a allenarsi e fare il meglio. Grazie.